Primo jolly nerazzurro, teoricamente e solo teoricamente il più semplice da convertire in tre punti. La rincorsa dei campioni del mondo al Milan passa dal primo dei due recuperi che deve sostenere la squadra di Leonardo, quello contro il Cesena, che però si presenta a Milano con lo spirito leggero di chi non ha proprio niente da perdere e tutto da guadagnare, e con un curriculum che dice che le grandi del campionato contro i romagnoli hanno sempre sofferto. Scivola San Marco, Samuele Eto'o ha già la porta libera, vuole un triangolo, Milito si gira, Eto'o prosegue, Eto'o palla sul destro e l'Inter è già in vantaggio al 14° minuto con la solita rete di Samuele Eto'o. 1-0 Inter, ancora lui, ancora Samuele Eto'o. Eto'o due su di lui, Ceccarelli fatto fuori, San Marco fatto fuori, Pandev la posizione regolare, Pandev dentro per Milito, 2-0, 2-0 Inter in un quarto d'ora. Ancora Diego Alberto il principe Milito, sempre presente in area di rigore, prima come uomo assist, adesso come realizzatore. Problemi quindi per Milito, che ha lasciato comunque il segno, un assist e un gol. Ceccarelli, stop, cross, Bogdani mette giù di petto, Bogdani con il destro, riapre la partita Bogdani al 23°, lampo improvviso del Cesena che sembrava solamente passivo, sembrava già sott'acqua al quarto d'ora. Erion Bogdani ha mollato la tensione. Pallone per Giaccherini che va al volo, pareggio Cesena, ha pareggiato Giaccherini, 2-2 alla mezz'ora, grande combinazione Giaccherini, Jimenez, Giaccherini, 2-2. Eto'o, parte Maicon, Eto'o lo ha visto, Maicon servito sul sinistro, Kivu con l'esterno, salva sulla linea. Accelera Maicon, cambia passo, parte il traversone, stacca Kivu e l'Inter torna in vantaggio con Christian Kivu che si toglie anche il caschetto per festeggiare. Colpo di testa di Kivu su traversone di Maicon sull'ultimo pallone del primo tempo, l'Inter si toglie dai guai. Per provarci subito Cesena, Giaccherini è già in area di rigore, cade, viene ammonito per simulazione. Cartellino giallo per Giaccherini, il secondo giallo estratto da Russo. Arriva Cambiasso, Della Fiore non trova più il pallone, lo ritrova Cambiasso, palla che passa, parte, va giusto per Eto'o, non so come ha fatto a rimanere sulla traversa. Fuori gioco di Giaccherini, ha segnato ma fuori gioco di Giaccherini, e occhio che Giaccherini è già ammonito, occhio che Giaccherini è già ammonito, secondo giallo e cartellino rosso. Entra dall'offside, salta Eto'o, va con il mancino, pigro, mano di Kivu, Budan in bocca Castellazzi, braccio clamoroso, non dato un rigore al Cesena. Bogdani, e buono il pallone per Budan che angolo di tiro ridotto e c'entra comunque l'esterno della rete. Fischia Russo di Nola, l'Inter meno convincente di Leonardo batte il Cesena 3-2 nel recupero.